i nostri esplo non si fanno sentire. Il Dream Team dei Laghi di Mignolo parte dal campo base, olè! Salutiamo il sottocampo del Sarraz e ci avviamo per una salita infinita. Oggi percorreremo il like più complesso tra i quattro che abbiamo individuato per il nostro campo di branca. Stiamo inseguendo bisonti, condor e caimani, le pattuglie più performanti dei tre reparti. Il cartello di Val d'Orizzo ci ricorda l'altitudine attuale, 1200 metri, obiettivo all'incirca 900 metri di dislivello se non sbaglio, quindi comunque una bella piottata. Contiamo di far arrivare i ragazzi entro 4 ore e mezza circa all'andata e qualcosina in meno al ritorno. Sarà necessario tenere un buon ritmo per evitare il buio stasera. Ghetti di Mignolo, Cai Bagolino, segnate 2 ore 45. Noi comunque dobbiamo stare dietro ai ragazzi, farci vedere il meno possibile, quindi comunque ci metterebbe quanto loro. Nice. È tutta discesa, però è un po' lunga. Questa negli ultimi tratti. Come avete notato, ci siamo uniti all'altra squadra di spedizione di rincorsa dei ragazzi. Martina è qui, dimmi. Intanto le radio parlano. Abbiamo incrociato il gruppo di Eugenio. Gli altri gruppi stanno andando abbastanza bene. C'è una ragazza del nostro reparto che si è sentita un po' svenire. E adesso se ne stanno occupando quelli sul loro sentiero. Adesso cerchiamo di stare fermi, lasciarli andare avanti in modo tale che recuperiamo un po' di spazio e li lasciamo autonomi. Siamo circa a 1630 metri di altezza. Il nostro arrivo, sia i laghi di Mignolo, sono a 1900 circa, mentre la cima del monte Mignolo, che è quello lì di fianco a noi, è circa 2100. Quindi adesso noi dovremo fare questa strada, entrare in quella valle e lì dietro ci saranno i laghetti, dove i nostri ragazzi speriamo siano quasi già arrivati. Meglio nelle vicinanze piuttosto che proprio vicino alla malga. La fatica si fa sentire. Questa mattina ci siamo svegliati alle 6. I nostri esplo non si fanno sentire, non rispondono alla radio. Potrebbero essere morti. No, dai. C'è la possibilità che l'abbiano spenta, il che da un lato è positivo perché vuol dire che semplicemente l'hanno spenta, dall'altro è negativo perché sono un po' incoscienti. Stiamo entrando nella valletta, i caimani e i condor bisonti continuano a risponderci. Speriamo che siano soltanto davanti a noi. Quindi può darsi che siano anche un'ora e mezza davanti a noi. Non a caso questo è stato chiamato dalla ronda esplorazione per like il sentiero dell'amore. Così. Libertà creativa, effettivamente è stupendo. Siamo poco distanti ormai dai laghetti, adesso appena li avvistiamo da lontano, ci avviciniamo giusto soltanto quanto per vedere che gli esplosi sono tutti lì. Li contatteremo via radio e se ci confermano che va tutto bene e che non hanno bisogno di supporto, mangeremo staccati da loro in modo tale da lasciarli soli il più possibile. E anche al ritorno faremo così. Sono stati veramente bravi e 4 ore l'hanno finito. Come sta andando, Tony? In pam. Ale? Condor, mi ricevete? Passo. Riceviamo. Sì, stiamo mangiando, passo. È nato nel 1911, 10, e il ragazzino veniva qua, è stato qua una vita. Sempre dove? Casa Fontanamora. Siete a Fontanamora? Sì. Siete giù, poi il fondo prima di Val d'Orizzo. Sì, sì, esatto. Giù qua, papà, così andavano, andavano. I sardi sono le rosse. Eccoli. Ci facciamo vedere? No, non facciamoci vedere, aspetta. Condor Caimani, mi ricevete? Ci vediamo, passo. Ok, noi vi abbiamo visti, voi non ci vedete, ma vi chiediamo, avete bisogno di qualsiasi cosa? Passo. Ho un po' fame, passo. Ok, questo problema non possiamo risolverlo. Per il resto, tutto bene? Passo. Ma è il posto. È stupendo, vecchio, incredibile.
con questo incredibile setup. Yeah. Eh sì. Ci apprestiamo a mangiare? Yes. Gli Espo sono là in fondo con la loro fame e una vista meravigliosa. Peccato che siano girati dalla parte sbagliata. Ora il sentiero che c'è in parte ai laghetti è il numero 415. Quello che vedete che dopo si riunisce al numero 424. Questo è il secondo laghetto. Questa vallettina è bellissima. Che è più chiuso lì. C'è un po' meno panorama rispetto a sopra. Però è veramente bello. Ha decisamente cominciato a piovere da un po'. Cucciolo ha passato Ema. Stiamo andando lenti, ma in circa 7 minuti dovremmo essere lì. Ci siamo quasi. Ok. Al momento siamo nei chill. Tutti i minuti. Molto bello. Non è il mio famoso. Quanto te la rischi? 2. Ciao già! Chill. Piano, piano, piano. Ok. Eccoci arrivati a casa! Peach, com'è stato questo hike? Questo hike è andato alla perfezione. Andavo su come fossi un trattore nelle pianure padane. Ah sì, ma la parte più bella qual è stata? Quando sono arrivato e ho mangiato il panino col salame. Però la parte più brutta era che... La salita. E no, e la discesa all'ultimo quando mi è scattato un cramp incredibile, mi sono strafatto male. E stavo cadendo dalle rocce. La pattuglia com'è andata? La pattuglia ha tirato dritto come dei cannoni. Siamo andati su e siamo venuti giù con le nostre forze. In un lampo. Un lampo. È spaccato, grande.